Buon pomeriggio e ben ritrovati con noi a Caserta Sera Stadio, lo spazio dedicato esclusivamente al dopopartita. In questa seconda giornata di campionato, o meglio, in questo anticipo di giornata, noi abbiamo seguito per voi in diretta qui, dallo Stadio Ferrante di Piedimonte Matese, la partita Treppini-Campo di Pietra, terminata con un 3-1 per i padroni di casa. Ma prima di trattare nel dettaglio questa partita, leggiamo insieme i risultati delle altre anticipazioni. Campobasso Gambatesa, terminato con un 2-1 per il Gambatesa. E Sesto Campano Alife, terminato con un 1-0 per l'Alife. Diamo ora spazio alla sigla, per poi ritrovarci subito dopo con le consuete interviste. Bentornati con noi, è arrivato il momento di ascoltare i commenti alla gara e partiamo col collegarci alla prima intervista, quella fatta al Treppini. Allora mister, un passo in avanti molto importante oggi rispetto all'ultima gara che avete perso nella prima di campionato, però credo che ci siano ancora molte cose da rivedere, no? Sicuramente, oggi ci voleva il risultato, il risultato rispetto a domenica abbiamo fatto una buona partita, abbiamo raccolto zero. Oggi sì, abbiamo sofferto, abbiamo trovato una squadra da messa in campo, ci ha dato tanto difficoltà e abbiamo trovato veramente poco spazio per giocare. Finché siamo rimasti in 10, stranamente abbiamo giocato meglio, abbiamo creato più occasioni e alla fine siamo riusciti a avere i 3 punti. Lei non ritiene che sulla destra in difesa ci sia qualche cosa da registrare? Certamente, ci mancano ancora qualcosa e sicuramente oggi mancava sia Guzzo, fondamentale per questa squadra, e Nicola, il capitano, che comunque possiamo dire anche la nostra nel futuro. C'è possibilità di prendere ancora qualche giocatore, magari all'attacco, no? Ma abbiamo preso a giorni di Marco, aiutatemi, Marco Ginestra. E quindi di nuovo stiamo cercando di completare la rosa il più presto possibile. Domenica incontrerete? Il Sesto Campano. Oggi, se non sbaglio, se il risultato ci viene confermato, ha perso con la Life. Io penso che guardo sulla mia squadra, domenica viene il Sesto Campano e pensiamo al Sesto Campano. Ci prepariamo per affrontare il Sesto Campano. Partito per partita cerchiamo di andare avanti. Ringraziamo mister Geloso e passiamo la parola al Campo di Pietra. Allora Maria, siamo qui con mister Cefaratti, che in realtà ha sostituito il titolare squalificato oggi. Ecco, innanzitutto che squadra ha trovato nei suoi avversari? Sicuramente sappiamo che il Treppini era una squadra organizzata con molte qualità, però noi comunque abbiamo fatto la partita nostra. Abbiamo reagito subito allo svantaggio del primo tempo, abbiamo riequilibrato la partita e abbiamo ripreso anche, diciamo, bene il secondo tempo, solo che non lo so, gli ultimi 20 minuti c'è stato un blackout nostro e l'abbiamo pagato a caro prezzo. Domenica con chi giocate? Domenica giochiamo in casa contro la Frentania, speriamo di vincere perché comunque siamo ancora fermi a 0 punti, cerchiamo di riscattarci subito in casa. Ritorniamo giusto un attimo indietro con la domanda e volevo chiedere questo, c'è stato questo blackout come dice lei giustamente, da che cosa è dovuto secondo lei? Ma secondo me un po' dalla condizione atletica e sono venuti a mancare anche per infortunio due o tre elementi importanti della squadra, come il difensore centrale che purtroppo è uscito, non so cosa gli sia successo, è da valutare, e poi anche per crampi sono dovuti uscire i due centrocampisti, quindi sono state 3 sostituzioni forzate e magari hanno un po' scombussolato gli equilibri in campo che fino ad ora, ripeto, fino a quel momento della gara era una partita equilibrata. Il caldo ha tagliato un po' le gambe? Sicuramente, abbiamo trovato veramente molto caldo qui a Piedimonte, siamo partiti a Campobasso e comunque si stava un po' più freschi, diciamo, però va bene, comunque non è una scusante questa. La trasmissione termina qui, ringraziamo tutti voi per averci seguito e vi aspettiamo alla prossima.